Un saluto a tutti gli utenti del canale Spazio Games, io sono Dottor Mirax e oggi continuerò l'analisi degli achievement e dei tutorial per la mappa Zombie Mob of the Dead. La mappa Zombie è stata rilasciata esattamente ieri, anche finalmente, per PlayStation 3, quindi tutti gli utenti che hanno iniziato a giocarci possono seguire questi tutorial per poter ottenere più facilmente i trofei, gli obiettivi appositi per questa mappa zombie. Ma andiamo a vedere quello che andremo a trattare oggi. Oggi tratteremo il kit acido, vale a dire ottenere la spingarda e potenziarla con il kit acido. Allora, per ottenere la spingarda, innanzitutto bisogna compiere molti passaggi. Il primo consiste nello sfamare i tre cani infernali che sono presenti in tutta la mappa di Alcatraz. Il primo cane, come potete vedere dalla clip, si trova nella zona dell'infermeria. Quindi la zona dell'infermeria è quella zona in cui, se vi ricordate nel primo tutorial postato sul canale di Spazio Games, è dove prendevamo le valvole, dove potete vedere proprio nella teca sulla destra. Allora, qui lo spazio è molto stretto, quindi dovete stare molto attenti a resistere. Possiamo dire anche che gli zombie, però, se riuscite a arrivare in questo punto ai round più bassi possibili, quindi al 2, al 3, i zombie saranno molto pochi, quindi sarà anche molto facile poter sfamare questo cane. Una precisazione: tutti i cani, tutti e tre i cani della mappa, richiedono all'incirca 7-8 zombie per poter essere sfamati completamente. Quindi, dicevo, la parte proprio molto stretta in questo caso non vi consente grandi movimenti. E un consiglio che vi posso dare è di non formare il cosiddetto trenino, cioè tutti gli zombie messi in fila dietro al giocatore, perché se uccidete tutti gli zombie nello stesso momento, il cane non li mangerà tutti, perché purtroppo il cane ne mangerà uno alla volta. Quindi, l'unico consiglio che posso darvi è uccidete uno zombie per volta, quindi con calma li uccidete a mano il cane li mangia. Quindi, una volta che avrete ottenuto l'obiettivo, vedete appunto che l'icona sarà diventata rossa brillante. Questo vuol dire che il cane è stato sfamato. Il secondo cane che ci serve da sfamare è nella zona vicino al perk della ciliegia elettrica, vale a dire quel perk che si trova nella zona delle carceri, nei corridoi, come potete vedere in questa clip. Qui lo spazio, allo stesso modo, è molto piccolo, quindi dopo che avete effettuato le uccisioni di zombie nella zona dell'infermeria ai round più bassi, vi consiglio di recarvi subito qui. Allora, i zombie, anche qui, per il cane, sono sempre 7-8. Ripeto, però, se avete un'arma abbastanza buona che riuscite a trovare dalla casso che prendete a muro, resistete tranquillamente. Lo stesso discorso che ho fatto per il cane dell'infermeria vale anche per questo, quindi dovete uccidere i zombie una alla volta. Non li uccidete in questo caso, in questa parte della mappa, nei corridoi che vedete antistanti, sulla destra e sulla sinistra, perché il cane non li mangia. Il cane mangerà solamente i zombie che verranno uccisi proprio nello spazio aperto che trovate davanti adesso. Allora, la zona, come ho detto, è molto stretta, quindi nel caso in cui voi siate magari non espertissimi della modalità zombie e vogliate avere un po' più di spazio nel quale potervi muovere, vi consiglio allora, siccome siete in una zona piena di corridoi, vi consiglio di aprire le porte che trovate nei corridoi che avete visto prima, quindi sulla destra e sulla sinistra. In questo modo avrete un pochino più di spazio di movimento e soprattutto potrete evitare che gli zombie vi chiudano in questo piccolo spazio. Sicuramente quello che non dovete fare è chiudervi negli angoli proprio che vedete alla destra, alla sinistra del cane e dal lato opposto, quindi proprio i passaggi che passano di fronte alle celle. Quelli sono assolutamente da evitare perché gli zombie vi chiudono in modo estremamente facile, quindi evitate di stare troppo, come vedete in questo caso, negli angoli piccoli e soprattutto stretti. Evitate, evitate, evitate assolutamente le nuke, quindi le bombe evitate, perché gli zombie uccisi dalla nuke non verranno mangiati dal cane, quindi saranno tutti zombie sprecati. Detto questo, abbiamo sfamato il nostro secondo cane, il terzo si trova nella zona del porto. Una volta che l'avrete sfamato, anche in questo caso, come negli altri due, si ritirerà, lasciando posto alla solita icona rosso brillante. Abbiamo sfamato così dunque i nostri tre cani. Adesso abbiamo ottenuto il tomo, che lo troviamo nella zona della lavatrice.
Andrete dritti, seguirete questa strada e troverete il cosiddetto cacciatore infernale. Qui sbloccherete altri 10 punti G. Adesso, col tomo ottenuto, dobbiamo prendere 5 teschi presenti nella mappa. Il primo si trova nell'ufficio del guardiano. Mirate fuori da questa finestra e tirate il vostro tomo. Sentirete per tutti i teschi un rumore circa di soldi una volta che l'avrete ottenuto. Il secondo è proprio davanti al Juggernaut. Mirate a quel palo della luce e avrete ottenuto il vostro teschio. Il terzo lo troviamo nella zona anche qui delle carceri, proprio dietro lo spawn iniziale. Mirate, sparate e otterrete il vostro teschio. Il quarto è nella zona in alto dell'aereo. Lo troverete proprio in fondo, sulla sinistra, all'angolo che vedete con il palazzo antistante. L'ultimo si trova nel porto e si trova proprio sul palo che avete visto. Una volta ottenuti tutti e 5 teschi, rientrerete nell'ufficio e voilà, vedrete che dalla scrivania spunterà gratuitamente una spingarda, cioè un fucile a 4 canne, molto potente, vi consiglio per grandi gruppi di zombie. Una volta ottenuto il vostro fucile dovrete costruire i pezzi per il kit acido, in qualsiasi tavolo da lavoro comunque sono molto facili da trovare, e vi inserirete al suo interno la spingarda. In questo modo la spingarda verrà potenziata e avrete ottenuto la spingarda con tanto di kit acido, molto potente, e qui sbloccherete un altro trofeo o obiettivo. Bene, con questo si conclude il secondo tutorial, se vi è piaciuto il video lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Noi ci sentiamo con il terzo episodio, a presto, ciao a tutti!